Cominciamo questo pomeriggio presentando il quaderno della toponomastica di Chiuro, grazie alla collaborazione e al lavoro intenso della Società Storica Valtellinese. Quindi mi preme ringraziare Augusto Corbellini e Leonardo Dalla Ferrera che hanno redatto il testo, ma anche tanti all'interno del paese che hanno collaborato. Vedo qui davanti a me Riccardo Giana, che so che ha dato una mano, ma anche tanti altri nostri compaesani hanno contribuito affinché questo testo potesse essere quanto più ricco e vissuto proprio così come un libro della toponomastica deve essere. E dicevo un momento importante perché non solo presentiamo questo, ma poi avremo modo anche di inaugurare il Giardino della Narrazione, lo spazio qui sopra che abbiamo recentemente ristrutturato, con una dedica anche particolare a due personaggi di Chiuro ai quali siamo molto affezionati e ai quali dovevamo qualcosa in ricordo alla loro memoria, per quanto hanno fatto, per quanto hanno dato al paese. Il libro della toponomastica per noi è un evento importante perché ha una valenza naturalmente scientifica, una valenza di studio importante, però significa anche un po' riconoscerci rispetto riconoscerci nel paese che abitiamo, insomma, conoscere meglio la storia della nostra comunità, la storia del nostro paese, gli ambienti, ciò che lo ha costituito. Insomma, leggendo questo testo ci si riappropria di quell'identità che è anche il tema trainante di quel progetto all'interno del quale questo volume è inserito, Le radici di un'identità, che è un progetto predisposto dalla Comunità Montana Valtellina di Sondrio, finanziato dalla Fondazione Carico e Regione Lombardia. Nell'ambito di quel progetto il discorso legato a riappropriarsi dell'identità, alla conoscenza storica, alla conoscenza culturale dei nostri paesi è uno degli elementi più importanti, per cui la valenza di questo testo sicuramente si inserisce in quell'ambito. Mi piace anche per l'occasione ricordare anche Don Remorati che ha collaborato al testo, che purtroppo ci ha lasciato, ma che ha lasciato in tutti noi e in chi più di me segue gli studi, comunque segue le vicende storiche del paese, gli studi scientifici sui nostri territori. Ha lasciato qualcosa di veramente importante e significativo. Io a questo punto non voglio sottrarre ulteriore tempo, lascio a voi la parola, grazie ancora e grazie a tutti voi. Buonasera. Ho perso un pochino in questo anno e mezzo la consuetudine a parlare in pubblico, per cui sono questa sera anche un pochino emozionata. Anche emozionata perché ho rivisto persone che non vedevo da tanto tempo, perché finalmente possiamo presentare questo libro a cui abbiamo dedicato tante energie, perché vedo, mi fa piacere che ci sia anche una delle persone che immagino me, alla quale sono editrice come poi dirò per questo libro. Ringrazio Sindaco Mattezzini per la presentazione e per il doveroso riferimento alla società storica che è dietro questo lavoro. Ringrazio Giorgio Maruta e il fotografo Andrea Basci per aver predisposto questo piano, non è un filmato, questa serie di immagini che scorreranno alle mie spalle e che voi potrete vedere, che sono attinenti al testo perché riguardano il territorio, riguardo la comunità montana che è rappresentata qui da Marta Zecca, tutto in questi giorni che incontriamo. Sicuramente qualcuno si chiederà perché una strada, una foresta, si è occupata dei topolini di Chiuro. Verso il ponte, quindi la mia vicinanza, che può già dare una spiegazione, credo, abbastanza accettabile, ma soprattutto è stata una forte curiosità di esplorare il mondo delle parole, dei nomi relativi al territorio di Chiuro, che comprende anche la fontana che io conosco abbastanza bene perché penso di aver fatto le mie prime e forse uniche esperienze escursionistiche in montagna proprio per la E come dicevo, di fare questa ricerca nel mondo dei nomi di luogo, perché la ricerca non si ferma lì,
quando si indaga sui nomi dei luoghi si scopre la storia, diceva bene Mazzini. Si scoprono le comunità, si scoprono le persone che le compongono, i rapporti tra famiglie, cioè la toponomastica racchiude un pochino tutto il mondo di un territorio, di un ambiente. Ma poi mi sono buttata in questa impresa anche perché come membro della Società Storica Valtellinese insieme ai miei colleghi ovviamente, ho constatato che in questo si è visto prima tutto il versante da Teglio fino a Presidio, in questa parte del versante retto che va da Ondraionte, da Pianzone fino a Montagna, l'unico spazio vuoto che non fosse ancora stato indagato era proprio quello di Chiuro. Teglio, Pianzone e Fettoponimi, via Teglio, via Presidio, via Pendolasco, a Montagna, andando di là nella Valle Amalenco, troviamo ancora tutti i territori esplorati. Quindi era abbastanza doveroso riempire e colmare anche questa lacuna. Io mi sono dedicata prevalentemente alla ricerca storica in archivio e questa mi ha sicuramente pagato, mi ha dato tanta soddisfazione. Il lavoro mi sembra, dopo aver fruito anche dell'aiuto, della collaborazione di tante persone, mi sembrava compiuto quando mi è stato proposto di inserirlo nel progetto Radici dell'Identità. Confesso che in un primo momento mi sembrava che questo lavoro, redatto con dei criteri ormai consolidati, quelli della collana della Società Storica, fosse già di per sé appunto compiuto, riflettendo più lentamente mi sono resa conto, come già sottolineato il vostro sindaco, che indagare sui toponimi, quindi su un territorio, vuol dire proprio andare a scavare nelle radici. In fondo, dietro i toponimi c'è non solo il territorio, con i suoi confini, con i suoi monti, le sue valli, i suoi torrenti, ci sono gli agglomerati urbani, ci sono i centri più grossi, ci sono i villaggi, le contrade più distanziate, ma ci sono anche il mondo vegetale, il mondo faunistico, le attività economiche, le attività artigianali, le relazioni parentali tra le famiglie, c'è praticamente un pochino di tutto il mondo. Quindi direi che l'inserimento in questo progetto, tutto sommato, è stata una scelta vincente. Io ho condotto la ricerca prevalentemente sull'archivio e anche nella bibliografia. Chiuro è fortunato perché ha una bibliografia abbastanza ricca, ha degli studi condotti già in passato dalla maestra Armilla Bombardieri, poi ripresi anche da Maria Aurora Carugo, quindi è stato facile trovare all'interno anche delle citazioni toponomastiche. Però non avrei potuto concludere il lavoro senza l'aiuto di alcune persone con le quali ho preso contatti che non sono stati inizialmente facilissimi, non nel senso che le persone fossero degli orchi, per carità, ma perché, come succede, e qui me lo può confermare una collega che fa questo tipo di ricerche con una certa consuetudine, inizialmente c'è sempre da parte degli abitanti una certa ritrosia, una certa, anche una mancanza forse di fiducia, ma cosa vuole che io sappia, ma come posso, ma no, ma magari mi dimentico, ma io non sono capace, e poi invece con queste persone si apre un dialogo, si apre un confronto, si apre una collaborazione che è sempre molto molto gratificante. Chi ringrazio? Ringrazio due persone in particolare, le altre le ho nominate nel libro, perché sono quelle che mi hanno dato maggiormente. Ringrazio Gianna, che mi ha guidato idealmente attraverso tutto il territorio di Chiuro e dei suoi e dei dintorni, e Felice Maffina, no, si chiama Tarcisio, cioè Felice Maffina, che invece ha fatto lo stesso lavoro per quanto riguarda Castelletto e soprattutto la Val Fontana. Sono due risorse, queste persone, importanti per la comunità di Chiuro,
dei custodi della memoria, dei conoscitori del territorio, delle origini della comunità, che sicuramente meritano tutta la mia gratitudine e la vostra gratitudine. Molte altre persone mi hanno aiutato, alcune mi hanno accompagnato anche a fare delle incursioni, diciamo, sul territorio, in Chiuro, attorno a Chiuro, sul versante del Darco, in Valfontana. Purtroppo in questi anni durante i quali si è portato il lavoro, molte di queste ci hanno lasciato, proprio tante. Il mio ricordo però è rivolto anche a tutti loro. Ancora è doveroso aggiungere che la prima base, il primo nucleo di toponimi l'ho, tra virgolette, ereditato, l'avete ereditato tutti voi dal maestro Tarcisio della Ferrera, che lo aveva compilato con una grande precisione e soprattutto credo con una grande passione, sapendo bene quanto fosse sul territorio e allo studio del territorio anno solo. Il volume si inserisce in una collana, ecco, voi lo vedete così molto bello, molto accattivante, siete fortunati ad averlo così bello. In effetti si inserisce in questa collana, che è un pochino più graficamente povera, ma è una collana datata, importante, che è iniziata negli anni 70 per volontà e per cura della Società Storica Valtellinese, prima, alla quale poi si sono affiancati il Centro di Studi Storici Valchiavennaschi, per quanto riguarda soprattutto i territori della Valchiavenna, e l'IDERV, l'Istituto di Dialettologia, che voi dovreste conoscere perché l'IDERV ha curato la pubblicazione del vostro dialetto, del vocabolario del dialetto di Chiuro. Le prime raccolte dei toponimi, ecco, negli anni 70 ci si era resi conto che questo mondo, questo ambito si stava pericolosamente impoverendo. Le attività economiche legate in passato prevalentemente all'agricoltura e all'agricoltura cominciavano ad essere in parte lasciate a vantaggio dell'artigianato e dell'industrializzazione, molti territori venivano abbandonati, altri venivano destinati ad altri usi. Molte persone, quelle che maggiormente avevano avuto contatto col territorio, diventavano ahimè piuttosto vecchie, con il rischio di perdere la loro memoria, e quindi si era deciso di por mano a questo lavoro di ricognizione della toponomastica dei 78 comuni della provincia del Sondrio. In realtà adesso sarebbero solo 77 perché Menarola si è unito a Gordona, però siccome Menarola era già stata indagata, i volumi dovranno comunque alla fine essere 78. I primi volumi erano di poche paginette, proprio un sedicesimo. Il primo volume mi pare sia loro 16 pagine comprensive dell'introduzione e dei criteri di compilazione, quindi veramente proprio un elenco modesto. Poi progressivamente questi quaderni si sono arricchiti con la ricerca storica, si sono arricchiti con la compilazione della cartina, si sono arricchiti soprattutto con delle pagine introduttive, pagine di storia, pagine di geografia, pagine di linguistica, soprattutto come si accennava prima, le pagine delle riflessioni linguistiche e tecnologiche di Remo Bracchi. Credo che questo, il volume di Chiuro, sia l'ultimo che abbia questo privilegio di portare le pagine firmate da Remo Bracchi, perché poi un paio di anni fa purtroppo ci ha lasciato. In alcuni casi questi libri sono diventati addirittura delle vere e proprie monografie per alcuni territori comunali che non avevano una bibliografia particolarmente ricca o particolarmente aggiornata. Non è il caso, come ho accennato prima, vostro, perché voi di testi, di materiali bibliografici, ne avete abbastanza. Veniamo in modo più ravvicinato al volume, che comprende i toponimi raccolti sul territorio. Ma tengo a sottolineare, perché come ho già detto, è la parte che ho sentito più mia, proprio per la ricerca mia, e condivisa con Leonardo della Ferrera, che si è rivelato un ottimo collaboratore, serissimo ricercatore e professionista della ricerca, veramente apprezzabile. Ho
Ho trovato i documenti a partire praticamente da dopo il 1000, negli archivi comunali di Chiuro e nell'archivio di Stato di Sondrio ci sono documenti che si precedono, anche se qualche traccia, qualche accenno al territorio di Chiuro si trova in alcuni atti citati soprattutto negli studi bibliografici precedenti. Dalla ricerca emergono anzitutto i nomi che inizialmente erano in latino e solo successivamente si sono volgarizzati e trasformati, arrivando poi a italianizzarsi anche in un modo a volte abbastanza sorprendente, in alcuni casi, non nel caso di Bruno, in altri casi anche proprio travisando completamente, rovesciando completamente quello che era il significato originario del mondo. Come dicevo prima, leggendo questi toponimi, emerge non solo la trasformazione dei nomi, ma emerge il rapporto dell'uomo con il territorio, come l'uomo si è insediato, come l'uomo ha realizzato le sue vie di comunicazione, da quelle più importanti sul fondovalle, ai sentieri, alle strade interconnesse, ai percorsi di montagna. Lo sfruttamento delle risorse idriche, soprattutto per il funzionamento degli opifici, delle avete notizia delle mulini, alle cucine, alle segherie e quant'altro. Ancora un'altra cosa che emerge chiara dalla ricerca archivistica è che fino a un certo punto la toponomastica i nomi riguardavano degli spazi abbastanza estesi. Poi man mano l'insediamento dell'uomo, man mano lo sfruttamento del territorio da parte dell'uomo si è cresciuto, è aumentato, anche la toponomastica è diventata più ricca. Faccio un esempio per tutti. Per un paio di secoli tutto il territorio a ovest di Chiuro era definito come campagna, era campagna. Campagna che probabilmente cominciava subito qui, perché non c'erano ancora le case di via 4 novembre. Poi più tardi sono cominciati a identificare altri toponimi, non so, Gerberie, Winterstrata, Schang e via dicendo. E poi a un certo punto anche questa suddivisione è diventata una parcializzazione forsennata, dove ogni prato, ogni vigna, ogni campo, ogni casa aveva una sua denominazione e nei documenti viene proprio citato come ubi dicitur, cioè dove si dice, quindi dove c'è questo nome che identifica quell'uomo. Quindi non è un elenco di case, un elenco di prati, è proprio la denominazione dei luoghi che era data in modo dettagliato, puntuale, veramente molto, molto parcializzato. Quindi potremmo dire che e questo sta a dimostrare che proprio l'uomo ha in qualche modo domato il territorio, lo ha sfruttato, lo ha anche difeso, ne è stato padrone, ne è stato anche vittima e lo ha sempre però riconosciuto attraverso questi nomi. Voi troverete dei nomi ancora in uso e la cosa bella è che molti dei nomi in uso già c'erano nei secoli passati, quindi si sono mantenuti. Ma ne troverete anche tanti che sono indicati fra parentesi quadra che si sono persi e sono soprattutto quelli legati alle singole proprietà terriere oppure alle singole abitazioni, ma anche alcuni legati proprio degli spazi che adesso hanno perso completamente quella denominazione. Qualche esempio. Comincerei dai centri abitati maggiori. Ecco, nel frattempo credo che le immagini che vi scorrono davanti possano rivitalizzare, rivificare un pochino l'immagine che avrete negli occhi e nel cuore del vostro territorio. Quindi sicuramente riconoscete, ecco, le cose che vi vengono presentate di cui si sta parlando. Il toponimo di Chiuro, la prima citazione di Chiuro risale al 918, quindi a oltre 1000 anni fa, ed è Chiuro era definito soltanto come loco, come luogo. Non si parla di, ecco, è citato in un documento dove è citato il loco, plure, e vico, ponte. Quindi ponte poteva essere un villaggio, immagino di poche
di pochi edifici con pochi abitanti, ma di Chiuro si parla di lobo. Questo non vuol dire che non ci fosse un'antropizzazione in questi luoghi assolutamente, però essendo più spostato verso il fondovalle è anche verosimile che la zona potesse essere un po' meno sicura, meno protetta rispetto al ponte, soprattutto per le bizzarrie del corso dell'Arda e soprattutto anche per le possibilità di scorrerie. Però di lì a poco, dopo pochi secoli, si parla già di Chiuro e della piazza di Chiuro, quindi un centro abitato ormai ben organizzato, ben articolato, con anche sui spazi pubblici, e di una piazza con il portico di San Giacomo. Quindi vediamo che c'è, ormai siamo arrivati al momento in cui Chiuro ha la sua chiesa, la chiesa che diventerà prestissimo parrocchiale, con questo portico appresso. Già a partire dal 1400 sono frequentissime le indicazioni delle abitazioni di Chiuro, che vengono descritte nei materiali utilizzati per la costruzione, che sono prevalentemente materiali locali, legno e pietra, ma anche nell'articolazione di vari spazi, che vedono affiancati gli spazi abitativi, che sono svariati dalla cucina alle camere, all'aula, alla scuola e via dicendo, a quelli invece necessari per l'agricoltura, per l'allevamento, quindi dalla stalla alla pieniche oppure ai vari spazzacà e via dicendo. È molto bello in queste descrizioni, perché spesso si parla anche della metà di una stalla, metà di un cortile, e quindi vedete come nasce la storia della teconomastica, perché si capisce come fossero le relazioni all'interno dei cortili fra e anche come fosse diffusa l'usanza di dividere i beni. Oggi si cerca preferibilmente di tenere i beni accorpati. In passato, se c'era una stalla, un fienile, un cortile, ogni rete ne aveva una parte della stalla, una parte del fienile, una parte del cortile. Dai toponimi emergono anche tutte queste informazioni. Una cosa che mi ha colpito e sulla quale vi riprometto che non era fondamentale, almeno non l'ho ritenuta fondamentale in questo momento, però ci ho pensato in questi anni di lavoro e ancora ci penso, è che Chiuro viene citato molto spesso come Oppido, e l'Oppidum per i latini era una cittadella fortificata. Non credo che Chiuro fosse cito da noi, però sicuramente era un centro raccolto, un centro storico molto compatto, e con la presenza della Torre di Chiuro si comincia a parlare solo poi nel 1400. Ancora, una cosa importante, una cosa curiosa che mi sembra di aver trovato, ma poi le leggerete, troverete molte cose scritte in latino, ma posso assicurarvi che sono molto comprensibili. Ho trovato di data la piazza pubblica di Chiuro, che è il solito luogo dove avvengono le azioni pubbliche, quindi dove avvengono le riunioni dei sindacati, si tenevano probabilmente in alcune circostanze dei tribunali e quant'altro. E poi una curiosità che mi ha suscitato così un po' l'attenzione, voi forse molto meno perché avete più familiarità con la fiera di Sant'Andrea. Qui si diceva, siamo nel Settecento, e si dice che in occasione della fiera di Sant'Andrea, traduco mentre vedevo, le botteghe nelle case di abitazione di tale Tommaso Pedris, che immagino potesse essere anche un Federici, un comune più diffuso, nella piazza di Chiuro sotto i portici, dovevano essere completamente evacuate. Quindi questo signore doveva togliere dalla sua bottega, che poi scopriremo essere una bottega artigianale, non un negozio di vendita di prodotti avvenuto, doveva togliere tutte le mercanzie che li possedeva, rimorre e lasciare la fiera locale a disposizione dei mercanti che venivano per la fiera. Subito dopo, appena i mercanti se ne andavano con le loro mercanzie, il signor Pedris avrebbe potuto riallestire la sua bottega, che era la cucina di Fabro, e così tutto l'anno. Ecco, una cosa curiosa, cioè che con questa norma,
questa l'ho trovata citata, ma chissà quante altre, probabilmente in occasione di questa fiera abbastanza importante per il media Valtellina, non era certo paragonabile a quella di Tirano, era comunque una fiera di una certa rilevanza, la comunità doveva mettersi in movimento e mettersi al servizio perché la cosa potesse avvenire nel modo migliore. Ma Chiuno era anche tante contrade, vado via veloce perché poi magari lei le citi anche tu. Qualcosa. Ecco, sicuramente Gera, scusatemi gli accenti, ma per voi è Gera, credo, a volte è Gera. Io ho un po' la giudice di aver costaste, dovete perdonarmi. Gera, va bene, citata già nel 1100, quindi in epoca molto molto era un centro piuttosto grosso, con parecchi edifici, ne vengono citati tantissimi nei documenti, tutti descritti, come dicevo prima, di tutte le loro caratteristiche, e c'erano tutti intorno anche orti, prati coltivati, alberi da frutto, noci, peri, di tutto. È importantissimo seguire nel corso dei secoli questo toponimo perché poi a un certo punto, a partire dal 500 e periodicamente, questo bellissimo ambiente con i viridari, con le pergole e quant'altro, i viridari sono i giardini, il toponimo giardini che poi è rimasto, diventa Sassiva, rovinata, Geriva, già il fatto che fosse Gera all'inizio dimostra che molto prima del 500 c'erano state delle con le piante, vengono citate le piante di Sarice, le piante delle albere, l'albero è il più occupante per voi in Chiuno. Ecco, quindi degli alberi che non sono più gli alberi da frutto, gli alberi coltivati, gli alberi che danno anche un reddito a chi li possiede, ma sono degli alberi quasi spontanei che crescono con una certa facilità in questi terreni alluvionali. Piante di mori, anche importante, questa è la contraria di Gelsi, anche questa è una cosa che mi ha colpito nel 700 però siamo. Nel 1816 le mappe catastali chiamano questo territorio Ghiaia. Ecco, questo la dice tutta. Per fortuna sono ritornati in prati. Poi sempre nel 1100 ho trovato Bensal, che però era citato molto spesso anche come Pensal, ma io sentendo il toponimo ho sentito sia la B che la P. Anche in questo caso edifici, case d'abitazioni, spazi coltivati, ma anche terre rovinate e sassive, ci troviamo più a nord rispetto a Gera, quindi siamo sul basso. Un altro toponimo molto citato e molto antico, anche questo l'ho trovato la prima volta nel 1200, Visnate. Ecco, inizialmente era citato come Visnago, poi è diventato Vicinate, Visnate, sono un termine di origine latina che sta a indicare la vicinia. E con questo toponimo si indicava praticamente la maggior parte a nord, nord-est, magari leggermente spostata, di Chiuno. Praticamente comprendeva uno spazio molto molto ampio. Poi a un certo punto compare Borgo Francone in Visnago. Quindi dentro il toponimo, il macro toponimo, il toponimo più ampio, compaiono gli altri. Questo proprio deve indicare che ci si impossessa, ci si radica. Ecco le radici nel territorio. Anche in questa zona molte case descritte con vari, molte fucine, forno, il torchio e altro ancora. Borgo Francone, dicevo, tu probabilmente l'hai trovato forse anche prima, non so, i documenti che ho guardato io compare nel 1400. Prima no, non si è trovato. Borgo Francone, Seu oppure Visnago. Ecco. Si parla di una nuova località, si dà un nuovo nome alla località, ma si riferisce a quella che precedentemente era citata con un altro nome. Via Borgo Francone la conoscete, è una delle vie, credo, non per macchina, però
belle, delle più suggestive di Chiuro, con tutta quella quinta di palazzi che si trovano sul lato meridionale, e in questo caso sono citate molte case con il volto, cioè con le cantine, con l'involto delle tine, quindi non dove si mostrava, ma dove si conduceva, diciamo, con i salotti, con le stufe, con le camere, con il colombario, con luoghi coperti da chiode, a volte invece da scandole, e via dicendo. Diamo un'occhiata anche a Caspionetto, un toponimo anche questo datato, siamo al 1150, e si parla di, ho trovato citato un tal signor Lurega, adesso non ho fatto la ricerca per scoprire che potesse essere, di Castiglione. Castiglione si trova di Castiglione, quello si trova come Castiglione. Anche di Castiglione sono citate ovviamente tutte le varie contrade. Qui ve ne ricordo solo alcune. La più grande, la contrada grande, che è quella che occupa la maggior parte del paese, è relativamente giovane. L'ho trovata la prima volta citata solo nel Settecento. Mentre precedentemente, già nel Cinquecento, erano citate la contrada Maffina, la contrada Franconi, la contrada Martoli. Quindi, probabilmente dove poi si è utilizzato il toponimo Contrada Grande, si verificano e indicate le singole case, come i singoli cortili dei vari proprietari. Casacce, oggi Casacce è una frazione del comune di Chiuro, che divide col comune di Ponte, piuttosto consistente. Abitata, anzi direi notevolmente popolata. Nel 1300 si parlava di casaxia, cioè di un'unica casa. La stessa cosa riguarda anche il comune di Ponte. Credo che la casa fosse però la stessa a dividere, quindi tutto quell'ampio spazio era la casaxia e ce n'era una. Non voglio essere, non è mia abitudine dare cose con certezza, se si certa non sono. Credo che questa casaxia potesse essere il primo sedime, il primo basamento di casa Guicciardi, perché mi dicono che nelle cantine sia stata individuata una data, 1200 qualcosa, quindi questo farebbe supporre che la prima casa che ha dato il nome a tutta quell'ampia zona sia stata questa. A partire poi dal 1600, Casaxias, con l'accusativo plurale, e il nome diventa imperante. Anche in questo caso, prima era la Campania, poi la Casaxia, e poi a poco compaiono i toponimi più dettagliati, come avevo già accennato prima. Cerola, Zocca, la Novella. Novella è un toponimo che si trova un pochino in tutti i comuni di questo versante, perché sta ad indicare una zona che viene rinnovata, quindi che viene bonificata, che viene messa a coltura, dove di solito si mette a coltura anche il vigneto, o comunque una zona che viene recuperata e viene resa produttiva. Quindi anche questo è un toponimo che fa riflettere molto sul processo di antropizzazione e di utilizzazione del suolo. Poi c'è ricorrentissimo anche il toponimo Interstratas, che ci porta ad individuare due strade, la strada Valleriana, la strada Valeriana, quella che ancora esiste dietro la chiesa di San, e un'altra che probabilmente scendeva più in valle. E poi qualche toponimo che mi ha incuriosito, non posso leggervi tutti, non posso raccontarvi tutti, quelli perlomeno che ho individuato, che ho trovato. Se poi qualcuno avrà la bontà di trovarne degli altri, me lo faccia sapere, chiederò scusa per averli, perché me li sono lasciati sfuggire. La Cantarana, che però viene citata nei primi documenti, documenti più auditi dal 400 e poi, come Canterana, ecco, così che è suggestiva. Le isole lungo l'Adda, vicino all'Adda, e
ce n'erano tantissime le isole, ho trovato Isola Alberarum, cioè quella dei pioppi, cioè tutte varie. La più suggestiva è l'Insula Strigiarum. Dice Ubi Solevan con Burri Strige, cioè dove si era soliti bruciare le streghe. Quindi anche questa è una pagina di storia, una delle pagine meno felici della storia dell'umanità, ma comunque una pagina che è reale, c'è stata, e per tutto il Cinquecento quest'isola viene nominata. Si potrebbe aprire un bel capitolo e fare degli studi, sarebbe interessante. Ancora, un altro toponimo che mi è rimasto impresso è la prima volta che ho trovato qui, è Luzzano. L'ho citato già il maestro della Ferrera, mettendo molto opportunamente l'appunto, è uno dei toponimi più antichi di Chiuro, un toponimo chiaramente latino. Luciano, quando è stato il toro, e deriva evidentemente da lupus, cioè dal bosco. Non credo che si usi più, però dopo Luciano si trova, Luciano fino al 1400, in territorio del Clunio, in agosto, sempre a Luciano. Quindi in passato, la zona dove adesso c'è Argosto, questo penso che più o meno sopra San Carlo, cioè più a nord, nord-ovest rispetto a San Carlo, ed è una prosecuzione dell'Argosto che c'è anche a Ponte, tutta la lunga fascia che scende da Ponte. E poi ancora a Luciano c'è Muro, anche Mur c'è ancora. Quindi vedete, nella stessa zona c'è il Dos. Ecco, questo antichissimo toponimo che è perdurato a lungo, probabilmente questa era un'area boschiva e che poi è stata bonificata, è stata resa coltivabile e produttiva, e quindi sono comparsi anche nuovi toponimi. Del periodo medievale anche il toponimo, mi manca Martina che mi aiuti nella pronuncia, Ruscivari. Io Roncisvalle, lo dico alla, in italiano, anche se con il Roncisvalle di epica memoria non ha nulla a che fare. Già nel 1300 si trovano terre lineate, quindi delle vigne, in Castiglione, ad Roncisvalle. Non viene citata ancora la torre che si trova vicina, che comparirà solo più tardi, solo nel corso del 400, allora che verrà costruita, pare, per volontà, per impegno, per Stefano Quadrio. Roncisvalle viene citato in Tapiote Roncisvallio, Roncisvalle anche tranquillamente, e poi ancora, il toponimo più recente, diciamo, alla fine del 1700, Roncisvari. Un altro toponimo che mi è sembrato molto molto suggestivo è quello della la Rugia. La Rugia c'è ancora, non lo segniamo. Questa lunga derivazione dell'acqua della fontana che dal 1500 viene citata in modo sistematico, battente, continuo, con i suoi mulini coperti di scandole. Le terre native di vicino, l'orbe da vicino che è il bordo del. Poi ancora la cucina con la pila, cantine e cose varie, e poi ancora una rasica, quindi tutte gli opifici che caratterizzavano la vita artigianale, che era in realtà molto attiva, molto efficiente, molto efficace nel territorio futuro. Ancora la scopata, qui parlo soprattutto per gli abitanti di Castionetto. Quando mi è stato dato questo toponimo, Martina mi ha detto perché è venuta giù la valle, quindi è come se... In effetti, già nel 1500 si parlava di Varozzera, c'è un'ora, dove ci sono le case degli scopati. Quindi scopata non deriva né il nome, che deriva dal fatto che sia scesa una frana, che si sia allontanata e si sia formata questa
questo parlamento, ma deriva dal nome di questi scopatti che vengono citati per tanto, per un lungo periodo, poi però vengono descritte le case con i loro spazi, quando a un certo punto si dice con le case di scoperte, altre volte era Vittorchio, e poi si parla sempre di terra rovinata, di terra ora rovinata e di terra geriva. Quindi vuol dire che inizialmente il toponimo deriva dal nome di una famiglia e non invece da questo evento, evento calamitoso. Finisco la Valfontana. La Valfontana ha costituito per Piulo, come costituisce ancora, uno spazio molto molto importante, tanto che poi è stata contesa tra Conte e Piulo nella divisione dei confini per l'importanza che avevano i pascoli. I primi toponimi che trovo relativi alla Valfontana risalgono al 1400 e vengono già citati allora Campiasci, prima viene citato Forame, poi viene citato la Pieuta, il secondo, voi mi piacerebbe dire, io sono la Pieuta, la Iada, il Mortirolo, Selva, la Vicima, il Giallo, dove venivano citati questi toponimi, un po' chiaramente man mano i pascoli sono stati sfruttati, sono sorti anche dei Mangengo. Ecco, il primo Mangengo di cui ho trovato il nome è Prevelè, 1500, compare il Prato Melario. Non so se qui ci fosse qualche ponte, c'è il ponte di Prevelè, ma proprio il Prato Melario, che poi diventa anche Pratum Melle. Ancora Pramele, nell'Ottocento si confondono Premele e Premalè e poi finalmente diventa il nostro Premele. Io qui vorrei fermarmi perché non mi piace tediare. Grazie. Adesso lascio volentieri la parola a Leonardo della Ferrera che mi ha accompagnato in questa avventura. Leonardo della Ferrera non è nuovo alla toponomastica di Chiuro perché ha dedicato degli studi, studi universitari, e la tesi riguardava Chiuro, quindi il suo contributo è stato per me fondamentale, anche nella rilettura, eccetera, eccetera. Grazie. Ho bisogno di un aiuto tecnico, ma intanto posso cominciare a ringraziare il sindaco Tiziano Maffezzini e tutta la comunità di Chiuro che mi dà la possibilità di intervenire per presentare i risultati di questo lavoro e di tornare nel mio paese. Anzitutto è doveroso chiarire e precisare una cosa. Sul frontespizio del libro trovate due nomi, il mio e quello della professoressa. Non bisogna pensare che sia un lavoro frutto, perché il merito sia da dividere a metà. La gran parte del merito va alla professoressa che ha curato la stesura del testo integralmente, l'indagine sul campo, la gran parte della ricerca d'archivio. Io ho dato una mano, ho seguito i lavori dall'inizio, mi pare fosse il 2011-2012 quando si è iniziato. C'era ancora la mamma, grazie mille. Ho fornito un primo elenco di toponimi, come diceva prima, e ho fatto una ricerca di archivio, ma limitatamente alle fonti catastali, alla documentazione catastale. Il merito del lavoro quindi va in massima parte alla cultura, alla competenza, all'esperienza della professoressa Corbellini. Diceva prima che dopo un anno e mezzo non è più molto abituata a fare queste conferenze e io non sono mai stato abituato, quindi chiedo scusa di eventuali, se non con i miei ragazzi a scuola, chiedo scusa di eventuali difficoltà nell'esporre i risultati. Ecco, il lavoro di ricerca sui toponimi però ha fornito l'occasione di riprendere in mano degli studi, delle ricerche che erano state fatte in anni precedenti, perché è consuetudine che questi volumi siano preceduti da dei saggi introduttivi sul territorio, sull'abitato, sui confini, qualche volta anche sulla flora e la fauna del paese, non è questo il caso, e ho dato il mio contributo proprio con tre
brevi saggi all'introduzione del repertorio vero e proprio dei toponimi. Questi tre saggi riguardano: uno, i confini del territorio comunale; uno, l'evoluzione del borgo, della struttura edilizia del borgo di Chiuro; e un terzo, invece, un po' più tecnico, riguarda l'utilizzo delle fonti catastali per la ricerca di nomi antichi, per la ricerca appunto toponomastica. Chi avrà la pazienza di leggere il saggio che riguarda i confini comunali troverà tutto il percorso del tracciato dei confini che delimitano il territorio comunale di Chiuro, dall'Adda a sud fino a nord al confine di Stato, al confine con la Svizzera, e poi ad est con il torrente Rogna e il comune di Teglio, ad ovest con il comune di Ponte. Qui volevo solo soffermarmi su una particolarità, una curiosità storica, se volete: l'utilizzo degli alpeggi nell'Alta Valfontana, di cui ha accennato prima la professoressa, che entra in gioco anche proprio nella definizione dei confini del territorio comunale. La situazione è frutto di controversie, liti, diatribe che si sono succedute nel corso dei secoli, a partire proprio dal basso Medioevo. E una prima soluzione si ebbe nel 1444 con un arbitrato, viene chiamato così nelle antiche carte, che stabiliva quanto segue: la parte della sinistra orografica del Fontana, quindi guardando una mappa la parte sulla destra, era di pertenenza di Ponte, di quelli del comune di Ponte; viceversa, la parte della destra orografica, quindi guardando una cartina a sinistra, era quella che potevano utilizzare gli abitanti di Chiuro, il comune di Chiuro. Questo documento nell'archivio storico di Chiuro non c'è, però ci sono ben cinque copie di decenni e di secoli successivi, che quindi dimostrano che in caso di controversie questo documento faceva fede ed era ripreso in mano per definire appunto le questioni, le liti che potevano sorgere per quanto riguarda lo sfruttamento appunto dei pascoli nell'alta Valfontana. Con una particolarità: che la parte destinata al comune di Ponte era all'esterno rispetto alla rimanente porzione del territorio comunale, perché appunto era la sinistra orografica, e quindi il territorio comunale di Ponte si trovava ad essere diviso, perché invece la parte destra, con Vicima, Forame eccetera, era del territorio comunale di Chiuro. E però questa situazione andò avanti così fino agli anni 30 dell'Ottocento, quando il Regno Lombardo-Veneto organizzò tutta una campagna di riorganizzazione dei territori comunali, questo sia nella Lombardia che nel Veneto, una rimodulazione dei confini, una razionalizzazione, forse si direbbe oggi, e quindi la parte a est della Valfontana, dell'Alta Valfontana, passò nel territorio comunale di Chiuro, anche se la proprietà rimase appunto del comune di Ponte. E ci sono diversi documenti che testimoniano di questo fatto, qui ne ho portati un paio. Questa è una carta catastale che si trova all'Archivio di Stato di Milano, vedete sotto comune censuario di Campello, e quindi è la zona che corrisponde proprio alla parte che per gran parte è del comune di Ponte, di proprietà del comune di Ponte. Se vedete in alto, anno 1829, comune amministrativo Ponte. Dopo qualche anno, 1842, sempre un atto catastale, comune censuario di Campello, ma comune amministrativo, si passa al comune di Chiuro. Qui siamo nel 1842. Era successo appunto che negli anni precedenti c'era stata questa riorganizzazione dei confini del territorio comunale.
Io ricordo che quando si andava, andavo con mio padre in Valfontana, quando ero piccolo, ero bambino, arrivati al piano dei cavalli, più o meno, il papà mi diceva, lì sulla destra, quella è tutta parte di Ponte, del comune di Ponte. E non capivo, ma come, il comune di Ponte non è dall'altra parte? No, no, ma dice, il territorio comunale è di Chiuro, però la proprietà è di Ponte. Io non capivo assolutamente, la mia discolpa, avevo 7-8 anni, ma non capivo questa differenza, e anzi, mi disturbava un po' per la verità, e chiedo scusa ai Pontani, ma questi contasti che spadroneggiavano nella parte di territorio di Chiuro non mi piaceva molto. Comunque questa è la situazione che si è creata per quelle vicende storiche che ho brevemente tratteggiato. E ecco, un secondo saggio, come dicevo, tratteggia un po' l'evoluzione del borgo di Chiuro dal punto di vista della edilizia, della struttura viaria, dell'urbanistica, potremmo dire così. Anche qui volevo fare solo una considerazione, un estratto, e con poca fantasia, visti i tempi, vorrei parlare degli effetti, delle conseguenze della peste, dell'epidemia di peste del 1630. Questo che vedete è un manoscritto reperibile all'archivio parrocchiale di Chiuro, dovuto al sacerdote Domenico Donco, che fece degli studi quando era parroco, appunto a metà dell'Ottocento, a Chiuro. Ed è una tabella in cui si vede bene lo sviluppo demografico del paese a partire proprio dal 1630. Vedete in alto l'immagine, un po' di scarsa qualità, ma spero che si veda ugualmente. 1630, prima della peste, 850 abitanti divisi in 150 famiglie. E dopo, il primo caso di peste a Chiuro dell'aprile 1630. Dopo due anni, 1632, dopo la peste, 250 abitanti con 50 famiglie. Quindi la popolazione si è ridotta a meno di un terzo. Possiamo anche essere ottimisti, sperare che qualcuno se ne sia andato, ma temo che 500, se non 600 persone di Chiuro siano morte su un totale di 850 per la peste del 600, la famosa peste manzoniana, questo nel giro di due anni. E per ritornare ad avere 850 abitanti, l'ho segnato con i colori, bisogna aspettare sostanzialmente due secoli, 1827, 850 abitanti, quindi due secoli per ripristinare la popolazione che abitava il paese prima della peste. E a me interessava nello studio le conseguenze relativamente al patrimonio immobiliare. È facile intuire che nel giro di pochi anni si hanno tutta una serie di abitazioni vuote, desolatamente vuote, perché gli 850 abitanti sono diventati appunto meno di un terzo. E quindi gli abitanti che sopraggiunsero successivamente, e per sviluppo demografico naturale, e tanti però anche perché si sono trasferiti a Chiuro da paesi vicini, in particolare dal versante orobico, non hanno fatto altro che riutilizzare gli edifici che trovavano a disposizione. Per cui il borgo di Chiuro praticamente non cambiò le sue dimensioni per 200-250 anni, ma nemmeno la struttura viaria, ma nemmeno, in una prima approssimazione, il patrimonio, insomma, immobiliare. Rimase così per 250 anni, e infatti sappiamo che gli sviluppi successivi dell'abitato verso ovest, quindi verso San Carlo, e verso sud, verso il cimitero costruito nel 1816, e poi giù verso la strada statale, sono della seconda metà del 800, ma prima sostanzialmente non se ne sentiva la necessità, perché c'era questo patrimonio immobiliare sottoutilizzato, probabilmente per via proprio della peste. E diceva prima anche la professoressa, se si analizzano i libri catastali o gli atti d'archivio relativamente alle descrizioni delle abitazioni,
ci accorgiamo che alla fine del 500, inizio del 600, ci sono almeno una decina, una dozzina o 15 abitazioni di un certo pregio, di una certa consistenza su più piani, involtate, inquadrate, come si diceva, con le stufe, con le colombaie, con le logge, cioè case e molte volte anche affrescate, arricchite da affreschi. E queste abitazioni più importanti vennero in gran parte, quasi tutte, acquistate nel corso del 600 da parte di tre fratelli della famiglia Quadrio, della famiglia Quadrio, di un ramo della famiglia Quadrio che era sceso da Ponte. Il padre di questi tre fratelli è Giovanni Giacomo, Giovan Giacomo, che scese a Ponte alla fine del 500. I tre figli sopravvissero alla peste e di fatto acquistarono tutti i più importanti, quasi tutti i più importanti edifici, quelli appunto di maggior pregio. E poi probabilmente, sicuramente, li trasformarono, li abbellirono, così senz'altro per il palazzo Quadrio de Maria Pontaschelli, che subì un'importante trasformazione nel Settecento con il giardino, gli affreschi interni, eccetera. Ma non costruirono case nuove. Dall'indagine catastale, anche da altre ricerche, di fatto non ci sono edifici nuovi neanche da parte di chi aveva tutta la disponibilità economica e le risorse per costruire nuove abitazioni anche di pregio. Altri edifici importanti invece nel corso dei secoli vennero suddivisi in unità mobiliari molto molto più piccole, ad esempio il caso della casa Cilichini, cosiddetta da un proprietario del Settecento, ma che fu dei Quadrio e che contiene l'affresco di cui credo si parlerà dopo, un affresco quattrocentesco, e che appunto venne divisa in tante unità immobiliari. Quasi mai a Chiuro l'unità immobiliare corrisponde all'unità edilizia, cioè la complessità dell'abitato fa sì che l'unità immobiliare, l'appartamento, chiamiamolo così, non è quasi mai la casa. È così ovviamente nelle parti nuove del paese, ma non nel, centro storico. Il terzo scritto, il terzo breve saggio che compare all'introduzione del repertorio, riguarda appunto l'utilizzo dei libri catastali antichi per la ricerca toponomastica, per la ricerca di nomi, di denominazioni di luoghi. Va fatta una premessa. L'imposizione fondiaria in Valtellina nei secoli scorsi si è basata per 300 anni, dalla prima metà del 500 alla prima metà dell'800, su un estimo descrittivo. Un estimo descrittivo, cioè senza mappa, in cui i beni immobili, le case, i terreni venivano descritti con una descrizione nel 500 in latino, poi a partire dal 600-700 in italiano, in cui i beni immobili erano descritti nella loro consistenza fisica ed era anche ovviamente necessario indicare la località con una certa precisione, indicare l'ubicazione del bene. Ovviamente poi c'era la stima, che era quella che serviva per l'imposizione vera e propria. Solo a partire dall'Ottocento venne realizzato un catasto geometrico particellare con una mappa, funziona ancora oggi il catasto, e i lavori iniziarono nell'epoca della dominazione francese, quindi nei primi anni dell'Ottocento. Ma poi, quando dopo la caduta di Napoleone arrivarono gli austriaci non fecero altro che riprendere in mano i lavori e portarli a termine. La mappa che abbiamo di Chiuro è del 1816, ma l'impianto entrò, questo nuovo catasto entrò in vigore solo nel 1853. Nel frattempo furono fatti tutti quegli atti, quelle tavole, quelle operazioni per la stima vera e propria dei beni, insomma. E quindi sostanzialmente per più di 300 anni Chiuro
aveva un estimo descrittivo. Questi libri, questi registri catastali si sono in buona parte conservati per Chiuro, così come per altri paesi della Valtellina. Sono qualche decina di registri che si trovano, quelli più antichi del 500, anche se proprio i primissimi non ci sono, all'archivio storico del comune di Chiuro. Altri invece, quelli più recenti, all'archivio di Stato di Sondrio. Qui è la fotocopia di una di queste pagine in cui si vede la descrizione dei beni, questo è il libro dei nobili quadri del 1598, si vede la descrizione dei beni appunto e ho sottolineato in rosso i toponimi che si trovano. E nel primo si dice una pezza di terra vineata rativa, cioè sostanzialmente una vigna, ubidicitur in Miarezia. In Miarezia, in Miarescia è ancora un toponimo in uso. E poi ci sono cui coere, cioè i confini di questo bene. Il secondo invece in Terzolis, questa è una pezza prativa, cioè prato, in Terzolis. Ecco, Terzolis non credo che sia un toponimo utilizzato ancora, però da altre fonti, catastali o non catastali, si è potuto capire che un altro compare sotto la chiesa di Sant'Antonio, quindi evidentemente è nella zona appunto sotto il cimitero. E ancora più avanti vedete ad Dossum e poi fra i confini in Vallis Fossane, cioè qui invece siamo nella parte più verso, verso Castionetto. Ecco, ovviamente queste sono la descrizione dei beni, nella pagina precedente c'è il nome del proprietario, dell'intestatario, che non compare qui meglio così non abbiamo problemi di privacy se qualcuno volesse sollevare delle obiezioni. E comunque quello che volevo far capire è che consultando questi registri catastali si fa sempre un buon raccolto, perché ogni bene è descritto e contiene l'indicazione, come si diceva prima, non poteva mancare questa indicazione perché era essenziale per identificare il bene, per evitare ambiguità, per evitare equivoci poi nella identificazione del bene stesso quando passava di mano in mano, in eredità o per acquisti. Sono toponimi piuttosto antichi perché appunto i primi libri sono della prima metà del Cinquecento, non antichissimi come quelli di altre fonti, come diceva prima la professoressa. Quando si arriva all'Ottocento, allora si ha la possibilità di una mappa. La prima mappa del comune di Chiuro è del 1816. E sono bellissime mappe, precise, acquarellate, e su grande formato, in scala 1-2000, di cui l'originale è all'Archivio di Stato di Milano, ma ci sono poi anche delle copie, una era in biblioteca, non so se ancora in biblioteca qui a Chiuro o in qualche altra sede, qualche altro palazzo. Questo è il comune censuario di Chiuro, e tutto il territorio comunale venne diviso in 5 comuni censuari: Chiuro, Castionetto, poi ne aveva 2, inferiore e superiore con il Dalico, e anche la Belfontana aveva 2 comuni censuari, Campello e Vicima. Per la verità Campello, come si diceva, nel 1816 è ancora sotto ponte, ma l'attuale territorio comunale di Chiuro aveva 5 comuni censuari, ognuno con una sua mappa. Qui vedete appunto la mappa relativa a Chiuro con il borgo in alto e tutta la campagna fino all'Adda e i vari appunto confini. Qui vedete invece un dettaglio della parte abitata, come vedete molto bella, acquarellata in rosso le case, in marrone le strade e con un tratteggio verde gli orti, i giardini, la parte di campagna a pertinenza diciamo delle abitazioni. E per la ricerca toponomastica queste mappe danno un importante aiuto, perché i nomi sono scritti sulle mappe, come vedete qui, vedete sopra la scritta Chiuro c'è Bonfrancone, che dovrebbe essere quel borgo Francone di cui si parlava prima.
con Bonfrancone e altri nomi che si trovano sulla mappa. Ma il grosso del raccolto lo si fa se si guardano gli atti legati al catasto stesso che si trovano all'archivio di Stato di Milano. Allora si trovano questi documenti, adesso è inutile dire cosa sono, insomma sono comunque dei documenti che servono per il funzionamento del catasto vero e proprio. Come vedete sulla sinistra c'è il numero di mappa e nella terza colonna denominazione del quartiere della contrada, con il nome, vedete, al dosso, e poi gli ultimi, contrada grande, quindi questo è un libro che si riferisce a Castione. Questo invece è un libro che si riferisce a Chiuro, e quindi vediamo sempre i mappali, e poi Cantarana, Giardino, Borgo Francone, Tassera, e così via. Quindi si ha la possibilità, grazie a queste mappe, di localizzare perfettamente toponimi. Quella difficoltà di cui si diceva prima, perché in qualche occasione un toponimo che si trova in documenti antichi non si riesce a ubicare perfettamente. Anche sul testo vedrete che ci sono, se si è perso nella parlata, perché nel testo del repertorio ci sono dei toponimi in cui c'è attualmente non localizzabile, si sa che c'è, magari si ipotizza nella zona di, ma non si ha un'ubicazione precisa. Viceversa, con il catasto geometrico particellare questo problema non c'è, perché basta trovare il numerino di mappa sulla mappa e l'accostamento è fatto. Io ho fatto questo lavoro appunto per il lavoro di ricerca sui toponimi, ho preso una fotocopia di quella mappa di cui si diceva prima e ho scritto i toponimi, quelli che trovavo in quei documenti che ho visto prima, e poi ho messo dei colori. Come vedete qui, Novella è tutta la parte segnata in giallo, Borgo Francone è questa parte segnata in rosa, Contrada Bella è tutta questa parte qui in arancione, e così via. Ora, uno del paese magari si meraviglia un po' di queste denominazioni, perché? Perché in effetti sono molto meno precise di quelle precedenti, perché non c'è più la necessità di essere precisi, perché ormai viene identificato dal mappale, quindi l'identificazione del luogo è solo un aiuto. E qui vediamo, questa è l'attuale via Borgo Francone, ma nessuno direbbe che un bene che si trova qui non è in Borgo Francone e invece è in Novella, non ha molto senso. E poi c'è un altro fatto, si diceva prima che nella ricerca toponomastica negli estimi antichi oppure nei libri degli estimi carini abbiamo una pluralità di livelli, nella contrada Borgo Francone e poi più in dettaglio alle case dei Cornelli oppure altre indicazioni di questo tipo. Nel catasto particellare con la mappa ottocentesca questa possibilità non c'è più, i toponimi sono solo diciamo così, in parallelo, non c'è un toponimo più grande che ne contiene degli altri. Però questo studio dei toponimi ottocenteschi è ugualmente utile, perché si riesce magari a collocare qualche toponimo che non più in uso, che si faceva fatica senza questa mappa, e poi si può vedere che, per una piccola statistica, si vedrebbe che circa l'85-90% dei toponimi che si possono trovare in questa prima metà dell'Ottocento sono ancora in uso, sono ancora conosciuti almeno da qualcuno. 200 anni in questi studi, in queste cose, sono pochi, tutto sommato. 200 anni sono un periodo piuttosto breve. Io non è che ho fatto proprio la statistica su tutti, però un po' a campione mi pare di poter dire che dall'80-90% dei nomi che si trovano nei catasti ottocenteschi sono ancora conosciuti, magari con differenti pronunce, grafie e così via, ma questa è la situazione. Ecco, io avrei finito questa mia esposizione e ringrazio ancora chi mi ha dato la possibilità di essere qui nel mio paese a presentare appunto i risultati di questi studi.
e saluto e ringrazio in particolare il sindaco Tiziano Mattezzini. Sono io prima di tutto che ringrazio voi per il lavoro che